Mi chiamo Khadija, ho 29 anni e ho due vite. Io ho un buon rapporto con la mia famiglia. Loro pensano che sia una buona musulmana, che sono una brava studentessa e una ragazza seria. Però loro non sanno niente della mia vita, non sanno del mio impegno politico e non sanno che porto il velo solo quando scendo al paese. Non sanno che non farò il Ramadan. E poi l'anno scorso, quando è cominciata la rivoluzione, io per la prima volta sono entrata in contatto con i movimenti. C'erano all'università molti ragazzi che facevano parte di associazioni, che erano impegnati, ma io non ci avevo mai parlato. Alla fine del 2018 è iniziato lo sciopero del pane e all'inizio era soprattutto una battaglia economica, ma molte donne che partecipavano hanno portato un discorso sulla libertà, non era solo una questione di autonomia economica. Era la prima volta che avevano modo di partecipare e di prendere un ruolo attivo all'interno delle manifestazioni. Il governo a un certo punto ha cercato di bloccarle e con l'aiuto dei paesi del Golfo ha cercato di distribuire cibo per fermare tutto, ma ormai era troppo tardi, non era possibile, ormai stavamo partecipando a quella cosa lì e anche se era molto difficile comunicare perché era tutto tracciato. Le donne che partecipavano ai sit-in erano tra i 20 e i 35 anni, le più giovani non potevano partecipare, non avevano la libertà di uscire così facilmente, mentre noi che studiavamo a Khartoum e che magari eravamo sole, potevamo farlo più facilmente, anche se venivi arrestata, i tuoi non sarebbero venuti a saperlo, mentre al paese ti conoscono tutti, e c'è un controllo maggiore, devi mediare, i genitori sono preoccupati, noi avevamo più libertà d'azione. Abbiamo cominciato tutti insieme, quasi nessuno di noi aveva esperienze precedenti, né nei ragazzi né nelle ragazze. Ed è più facile in un paese dove c'è la dittatura, perché è chiaro qual è l'obiettivo. Naturalmente c'era anche una falsa opposizione. Il regime ha cercato di portare dalla sua parte tante donne che erano sprovvedute, ma noi lo sapevamo che era tutto sotto il controllo del regime. All'inizio della rivoluzione i professionisti hanno cominciato a scendere in piazza e si sono formati dei gruppi e all'interno dei gruppi venivano date delle indicazioni su come agire, su quali azioni realizzare. Si era organizzati a seconda delle professioni che si facevano e si comunicava tramite Facebook. I leader chiamavano attraverso Facebook, davano gli appuntamenti e a seconda dei posti della città in cui vivevi avevi una mappa e un'indicazione su come raggiungerli. Naturalmente era illegale sia organizzare che partecipare e se venivi scoperto ti arrestavano. Questo succedeva spesso, ma le carceri erano così piene che si usciva quasi subito e la gente veniva da tutto il Sudan. Si arrivava 10 minuti prima dell'appuntamento e ci si muoveva nella piazza così come se niente fosse. Poi all'una c'era sempre una donna che cominciava con la zagruda e in pochi secondi c'erano centinaia di persone. Era difficile da disperderle, eravamo tantissimi, stavamo lì 20-30 minuti e poi andavamo via. È andata avanti così per tutto il primo mese. Poi abbiamo deciso di cominciare a muoverci in maniera più discreta e abbiamo smesso di usare Facebook e abbiamo cominciato a contattarci telefonicamente, avevamo i numeri e questo ci ha permesso di essere molto velocemente in tantissime persone. E a quel punto ci si raccoglieva in un posto diverso da quello che era stato pubblicizzato su Facebook e in un attimo eravamo centinaia di migliaia. I sit-in erano una zona franca. Era una zona franca per tutti, soprattutto per le donne, perché lì nessuno ti guarda, nessuno ti giudica e ognuna di noi aveva un ruolo diverso. Alcune donne facevano solo numero e rafforzavano il gruppo, altre attiviste spiegavano, cercavano di sensibilizzare la gente. Poi c'erano quelle che si occupavano dell'organizzazione, del cibo, della pulizia e di tutta l'organizzazione. Non è facile dire perché ciascuna donna fosse lì. Io ero lì per la mia libertà. Ero lì per la mia libertà a tanti livelli, anche quella religiosa, per esempio. Anche se questo non era facile dirlo, perché molti non avrebbero capito. E in quel momento era più utile trovare quello che ci univa, non quello che separava. In Sudan non è come in Libano. Non è che puoi andare per strada e gridare che il corpo è tuo e ne puoi fare quello che vuoi.
La diaspora è stata fondamentale, è stata molto utile perché riuscissimo a fare un'analisi immediata e veloce, capire come muoverci e poi è servita anche come sostegno economico per far funzionare le manifestazioni, per finanziarle, i professionisti che stavano fuori finanziavano le associazioni di professionisti che erano in Sudan. Ciascuno di noi agiva secondo le indicazioni che ci venivano date da gruppi che non conoscevamo, che non avevamo mai visto. Tant'è che quando qualcuno è comparso, si è reso visibile, è stato immediatamente arrestato. Ed è per questo che i portavoce erano coloro che stavano fuori, coloro che erano in diaspora, perché erano quelli che potevano parlare senza rischiare di essere immediatamente arrestati. Quindi la diaspora ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale, sia appunto di sostegno economico che di diffusione, per poter raccontare quello che stava accadendo. Le donne si stanno strutturando in maniera molto soddisfacente, sanno esattamente quello che vogliono e hanno bisogno di qualcuno che ascolti la loro voce, che sostenga quello che dicono, che lo riporti, che lo amplifichi. Abbiamo 3 anni per produrre un cambiamento politico storico.